Dicevamo quindi, siamo passati poi alle aree naturali, riserve naturali e all'area dei parchi, fondamentale anche come cartina tornasole, come dicevamo anche questa mattina, per capire un po' la salute, no? Del paesaggio, comunque del settore, chiamiamolo così, dell'agronomia in Italia. Siamo andati poi a fare cosa? A capire anche le eccellenze in Italia, perché ci sono delle eccellenze in Italia, come molti dei parchi che ci sono in Sicilia, come il Parco del Gran Paradiso, abbiamo sentito anche il presidente, del Parco appunto del Gran Paradiso. Siamo andati ad analizzare quelle che sono anche purtroppo le criticità, perché poi agronomia vuol dire anche agricoltura. Se pensiamo che l'Europa investe il 46% del suo budget nell'agricoltura e la maggior parte è destinata al sud dell'Europa soprattutto, cerchiamo anche di capire il perché spesso tutti questi soldi, questi euro non vengono poi realmente spesi. Si pensava alla figura dell'agronomo anche come manager spesso del territorio, ma non è così facile farlo capire anche in Italia. Quindi siamo andati a vedere un po' con i diversi interventi cosa vuol dire saper rivalutare e pianificare un territorio realmente, perché il problema fondamentale poi è quello, la pianificazione, la strategia che rende anche migliore il nostro territorio. Per fare cosa? Per andare a finire alla formazione. In Italia manca attualmente, non che manchi realmente, ma diciamo, si sta cercando di sopperire a questo gap con corsi di laurea, con la formazione vera e propria anche nell'università. Abbiamo parlato con il preside dell'Università della Toscia, anche con il preside dell'unità proprio che si occupa di agronomia a Firenze. E assolutamente una mattinata proficua, una mattinata che ha messo in evidenza un po' come si fa in un quadro economico, quelle che sono le parti buone, le parti su cui investire e le parti critiche che alla fine ci fanno capire se questo progetto vale o meno. E allora, Giuseppe Castellana, io la qualifica sua e diciamo, la relazione che ha fatto oggi, che mi è sembrata molto interessante. Io sono esperto in aree protette per avere gestito riserve, diretto parchi, amministrato parchi. Insegno conservazione delle risorse naturali e restauro ambientale all'Università di Catania come docente a contratto e ho portato la mia esperienza vissuta di gestione. Cosa ne esce fuori da questo quadro? Così come diceva prima l'amico Sabene, quando si fa un bilancio c'è l'attivo, c'è il passivo e quando si fa un conto economico ci sono i costi e ci sono i ricavi. Bene, bisogna guardare in un'ottica di dinamicità perché se lo stato patrimoniale, per dirlo in termini economici, ci dice lo stato di salute e di solidità di un'azienda, il conto economico ci dice com'è andata quest'anno e ci dice la redditività di quell'azienda rispetto al capitale investito. E noi agronomi e forestali che svolgiamo un compito di supporto e guida, indirizzo alle aziende agricole, dobbiamo avere maggiore consapevolezza di questo ruolo fondamentale in un mondo che cambia, con un'agricoltura che comunque, anche con gli spazi forestali, copre il 72% dello spazio nonale. E allora è ben strano che nella pianificazione territoriale un ruolo fondamentale rivestano gli aspetti, senza nulla togliere la professionalità dei colleghi.